Allora, visto che se non mi lamento per qualcosa non sono io, oggi propongo pagamenti con carte di credito nei parcheggi. Allora, io nella mia personale esperienza di parcheggi che accettano carte di credito ne avrò incontrati tre e vado spesso nei parcheggi. Poi, tra l'altro, cioè, parliamo dei cartelli che appendono con scritto non accettiamo pagamenti con carte di credito già dentro il posto, così tu non hai neanche la possibilità di scegliere, sei già dentro e sei in trappola. Oppure proprio non si vede e quando torni per pagare, ti dicono devi andare a prelevare e il primo bancomat è a 2 km di distanza. Ma al di là di questo, esiste una legge che costringe tutti i commercianti ad avere la possibilità di pagare con la carta di credito. Ma non esiste una sanzione che punisce coloro che non rispettano questa legge. Quindi è tutto inutile. Anche perché facciamo adesso un velocissimo sondaggio. Quanti di voi realmente hanno sempre il cash a portata di mano e non vanno a prelevarlo come nel mio caso apposta perché sanno che in certi posti non possono pagare con la carta? Che poi questa è una dinamica che si ripropone in altri contesti, no? Il mio amico Tommy spesso parla del taxi, però anche molte attività non ti permettono di pagare sotto un certo importo con la carta di credito e questo è perché ci sono le commissioni. Io queste commissioni non le conosco e mi fido di commercianti che mi dicono che sono troppo alte, però allora c'è proprio un problema perché se c'è una legge, noi sappiamo che far passare una legge non è che sia così facile, cioè non è che schiocchi le dita e passa, evidentemente c'è una necessità anche, no? Cioè si sono resi conto che effettivamente il mondo sta volgendo verso il digitale. Allora, perché non funziona un cazzo? Mi sto già lamentando all'istante del mattino.